Innanzitutto, la prima cosa che devi fare se ti telefona una recupero crediti è quella di cercare di stare calmi. È difficile, lo so. Magari sei tra quelli, no, che gli viene il nodo in gola non appena sente siamo una società di recupero crediti, la chiamavamo per... Oppure magari sei tra quelli che si incazzano, però poi dopo, siccome sei buono, quando chiudi il telefono, la mente ti logora, vabbè, questo dipende dal carattere di ognuno. Ma la prima cosa che bisogna fare è stare calmi e soprattutto poi avere le informazioni che io cercherò di darti all'interno di questo video. Non è semplice, perché? Perché di là, di norma, ricevi delle minacce o perlomeno vanno al limite della minaccia. Ma ripeto, il punto fondamentale è che tu devi sapere quello che accade dopo. Se non lo sai, ti stai muovendo nel buio. E così rischi di credere a loro che fanno quello di lavoro da anni o da mesi. Loro sanno quello che ti devono dire. Sanno quello che ti devono dire per far scatenare in te un qualcosa che dica ok, ti pago. Poi molto probabilmente quest'anno, dopo le sospensioni del 2020, dei vari finanziamenti, mutui, eccetera, eccetera, quest'anno ricominciano ad arrivare le telefonate delle recupero crediti. Le proponiamo un piano di rientro da 50 euro o da 100 euro, che riuscirai a pagare se ti va bene in 20 anni, e non scherzo. Cioè, se non riesci a pagare un debito di 30.000 euro e hai smesso di pagare e accetti persino il piano di cambiali, innanzitutto tutto devi sapere che hanno in mano praticamente un titolo. Un titolo vuol dire che se tu non riesci a pagare, loro ti fanno direttamente un precetto esecutivo che, tradotto velocemente, vuol dire che ti portano al pignoramento del conto corrente, dello stipendio, di quel che è, in una maniera molto più veloce. Non lo puoi contestare, ok? Non ti arriva il decreto ingiuntivo, ti arriva direttamente il precetto, ma è un precetto esecutivo subito dopo. Oltretutto, se non paghi, non solo ti arriva l'atto di precetto, ma vieni pure, e non solo vieni segnalato come cattivo pagatore, ma vieni pure protestato. Perché se loro non incassano la cambiale a scadenza, tu vieni protestato. Ma ritorno di nuovo all'esempio che ti stavo facendo prima. Se tu hai 30.000 euro da pagare, a 50 euro al mese stiamo parlando di 50 anni. A 100 euro al mese stiamo parlando di 25 anni. Fatti i calcoli, è semplice. Può essere una soluzione? Può essere una soluzione, certo. Anche perché le recupero crediti, si sa, ti prendono per la gola. Tu ti senti costretto e poi pensi che sia buono accettare, tanto 50 là, 50 là, riuscirai a farcela. Ora però, se hai voglia, puoi approfondire tutta la tematica nella gestione delle posizioni debitorie, soprattutto nel trovare le soluzioni ai tuoi debiti sul mio sito internet, dove puoi andare a scaricare un ebook gratuito che puoi anche ascoltare e anche dei video raccolti, una raccolta video esclusiva che non trovi sul mio canale YouTube. Puoi andare su www.soluzioniaidebiti.com e insomma almeno informarti. Ora però ti voglio spiegare, concentriamoci un po' di più dopo queste parentesi iniziali su che cosa devo fare. Innanzitutto devi capire dalla telefonata in che fase siamo. Tu dirai, che cosa intendi fase? Beh, devi sapere che quando un finanziamento viene concesso ad una recupero crediti, questa recupero crediti ha un tot di tempo nel gestire la tua pratica. O recupera i 50 euro, 100 euro di piano di rientro, quella che è la soluzione che loro ti possono proporre entro un mese, due, quello che è, altrimenti la pratica tac e ritorna indietro per poi essere commissionata, data ad una ulteriore società di recupero crediti che potrebbe avere condizioni migliori della prima. Infatti, di norma, alle prime telefonate cosa fanno? Ti minacciano. O rientri immediatamente o altrimenti iniziamo a fare pignoramenti, eccetera. Eccetera, cioè della serie o paghi o sono fatti tuoi. Tu magari paghi la prima, poi paghi la seconda e poi siamo punto a capo. In una seconda fase iniziano a farti altri tipi di proposte. Magari non ti propongono più il cosiddetto piano di rientro cambializzato, ma ti propongono un piano di rientro senza cambiali, che già è una cosa completamente diversa. Ammesso e concesso che non sia a 50 anni, ammesso e concesso che tu possa onorare effettivamente questo nuovo accordo, o in questa fase potrebbero proporti anche un saldo e stralcio. Cosa vuol dire saldo e stralcio?
vuol dire ottenere uno sconto, vuol dire in sostanza che loro ti dicono: mi dai il 70% e la chiudiamo qui, perché per loro non conviene portarla molto per le lunghe, perché portarle per le lunghe il tempo è denaro, ok? E il denaro cosa vuol dire? Vuol dire che poi loro devono iniziare un'azione in decreto ingiuntivo, poi un atto di precetto, spendono dei soldi per non sapere se effettivamente riusciranno a recuperare, ok? Perché nelle prime fasi non è che vanno ad effettuare dei controlli se tu hai una busta paga o non hai una busta paga, hai perso il lavoro, sei in cassa integrazione. In una prima fase l'obiettivo è il recupero del credito. Nelle fasi successive vengono effettuati questi controlli. Quindi magari ti propongono un piano di rientro migliore del primo, sicuramente migliore se non accetti le cambiali, sicuramente sarà migliore, oppure ti propongono un saldo e stralcio al 70%. Ma tu dirai: ma se come faccio a pagare il 70%? Se non riesco a pagare la rata su 10.000 euro o su 30.000 euro, figurati se riesco a dare il 70%. E ovviamente hai ragione, ed è per questo che ti ho detto scarica l'ebook, perché all'interno di questo video rispondiamo alla domanda cosa fare quando mi telefona la recupero crediti. Non parliamo delle varie soluzioni che invece puoi trovare all'interno dell'audiolibro, dell'ebook o della raccolta video che puoi scaricare su soluzionieidebiti.com. Quindi adesso ti dico un'altra cosa molto importante. Le prime telefonate sono minatorie, ma dopo il tono cambia. Cambia il mondo, cioè cambia completamente tutto. E quando cambia il tono, lì puoi iniziare effettivamente a trattare, e in base alla tua condizione reale, economica, familiare, lavorativa in generale, puoi iniziare a capire qual è la soluzione migliore, che può essere un piano di rientro. Ovviamente non accettare mai le cambiali, perché potresti ritrovarti di nuovo senza lavoro, o trovare lavoro puoi perderlo, cioè. Ok, quindi non accettare le cambiali, ma un piano di rientro, oppure organizzarti per fare un saldo e stralcio. Per sapere come organizzarsi all'interno di per fare un saldo e stralcio, devi scaricare l'ebook, perché il saldo e stralcio non si fa domani mattina. Il saldo e stralcio di norma passa anche un anno e mezzo, quindi potrebbero cambiare le tue condizioni economiche, potrebbero cambiare le tue entrate. Potresti andare ad applicare una delle soluzioni per recuperare, che ti propongo all'interno dell'ebook, per recuperare questi soldi, per poi avere questo sconto, per poi arrivare al saldo e stralcio, per poi accettare il piano di rientro. Ok? Però ripeto, la prima cosa che devi fare quando ti chiama una recupero crediti per un finanziamento, per un fido, una carta di credito. Le carte di credito sono cattivissime, ragazzi, all'inizio sono cattivissimi. Ok, o per un mutuo, le banche in realtà sono molto più leggere nell'affrontare la tematica. La prima cosa che devi fare è essere informato, perché la paura su quello che devi dire o se stai facendo la scelta giusta deriva dal fatto che ti mancano delle informazioni. Più si è consapevole di che cosa accade, più si è consapevole di capire quali sono le soluzioni che possono esserci, più si è consapevole di sapere quanto tempo ho per, se gli dico no a questi, cosa accade dopo? Ebbene, se tu sei informato e consapevole, puoi affrontare al meglio questa situazione, e per farlo hai uno strumento gratuito che ti metto a disposizione sul sito soluzionieidebiti.com. Ci vediamo al prossimo invito. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale. Ciao!